Benvenuti a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione a cura della redazione d'Italia 7 sui lavori del Consiglio regionale della Toscana. Cambia la legge regionale sul dibattito pubblico e la promozione della partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali e locali. Il Consiglio regionale ha approvato tre proposte di risoluzione dopo l'informativa tenuta dall'assessore regionale Stefano Cioffo sulla proposta di modifica della legge regionale 46 del 2 agosto 2013 sul dibattito pubblico e la promozione della partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali e locali. La prima firma dei consiglieri del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli, Massimiliano Pescini e Giacomo Bugliani, illustrata in aula da Ceccarelli, impegna la giunta a riferire periodicamente in Consiglio regionale, attraverso la Commissione consigliare competente, sui successivi passaggi che caratterizzeranno la predisposizione della proposta di legge di modifica della normativa regionale vigente. Impegna inoltre la Giunta a portare avanti la riforma e l'aggiornamento della disciplina normativa con il più ampio concorso dei soggetti interessati e dei diversi livelli istituzionali. La proposta di risoluzione è stata approvata a maggioranza con l'astensione di tutti i gruppi di opposizione tranne Forza Italia che ha votato contro. Nel corso del 2022 sono state 34 le richieste di sostegno presentate all'autorità per la partecipazione, di cui 20 sono state finanziate, per un totale erogato di oltre 320 mila euro, una cifra di poco inferiore a quella dell'anno precedente. Si tratta soprattutto di progetti collegati alla rigenerazione urbana, che per la gran parte, oltre il 76%, sono state presentate da parte degli enti locali. L'occasione dell'illustrazione dell'attività dell'autorità per la partecipazione è stata opportuna anche per porre l'accento su alcuni aspetti, da una parte l'adeguamento della legge regionale 46 del 2013 sulla partecipazione rispetto alla quale è in discussione una comunicazione da parte della giunta regionale. E che anticipa una riforma normativa che eh, presto approderà nell'aula del Consiglio regionale. Dall'altra parte, una riflessione sull'istituto del dibattito pubblico regionale e la necessità di garantire coerenza di questo istituto con l'omologo previsto a livello statale. La Lega vota contro semplicemente perché. Eh, siamo piuttosto scettici sul fatto che gli strumenti di partecipazione non siano ancora debitamente conosciuti e utilizzati, specialmente da parte dei privati. Consideriamo i dati, sono state accolte di 34 richieste di progetti partecipativi, 20, di cui uno solo di soggetti privati. Non abbiamo neanche una richiesta di dibattito pubblico esiste naturalmente il progetto partecipativo locale ed esiste il dibattito pubblico che purtroppo non trova attuazione in Toscana, abbiamo necessità di una riforma in questo senso. Non solo, purtroppo nel 2022 ci sono state province che non hanno proprio visto l'utilizzazione di strumenti partecipativi, territori provinciali intendo, eh, Prato e Massa Carrara. Quindi, al di là delle buone intenzioni, di tutte le dichiarazioni di intenti, che le cose vadano bene, cerchiamo di dotarle di risorse, di personale, cerchiamo di farli utilizzare, di farli conoscere questi strumenti della partecipazione. Perché vedete, noi li abbiamo mutuati da altri ordinamenti, li abbiamo presi da altri ordinamenti giuridici, come quello francese, perché avevano uno scopo nel, nel quello, nella ragione di evitare il contenzioso amministrativo. Ovviamente i percorsi di partecipazione sono favoriti da una legge toscana, da parte nostra più volte abbiamo sollecitato un miglioramento del quadro normativo rispetto ad un principio cardine, la partecipazione è corretta, è doverosa, è opportuna, è importante, però non deve mai ostacolare i processi decisionali. È fondamentale la dimensione dell'ascolto, abbiamo visto che in molti casi l'ascolto diventa importante quando attivato dalle amministrazioni comunali o anche dai cittadini stessi, però è evidente che dobbiamo sempre favorire il processo decisionale. Quello è il compito del Consiglio regionale, quella è la funzione della politica e delle istituzioni. Quindi noi stiamo su questo contesto, però ci portiamo i nostri rilievi critici per cercare di migliorarne il quadro, ne stiamo discutendo con la maggioranza. Diciamo che eh, premetto di essere eh, in generale a favore della partecipazione, inteso però come strumento efficace ed effettivo di eh, coinvolgimento di quella che è la pubblica opinione rispetto a temi centrali. In realtà eh, per come è stata posta la questione oggi rischia di essere eh, una mera dichiarazione di intenti perché se noi pensiamo alle tante sfide, penso alle infrastrutture, mi viene in mente l'aeroporto, mi viene in mente la partita sui rifiuti, in realtà sulle sfide cruciali che riguardano la regione di partecipazione ne abbiamo vista molto poca, tra l'altro non attivata neppure. A livello regionale, anche laddove penso la questione aeroportuale si sarebbe potuta attivare. Quindi eh, la sfida è: si crede davvero nella partecipazione? Allora dobbiamo iniziare a eh, calibrare e a basare le politiche pubbliche su un confronto, su quelli che sono dei temi cruciali che riguardano, diciamo, il futuro della Toscana e quindi a un reale coinvolgimento dei territori. Questo perché eh, non significa strizzare l'occhio a comitati oppure, eh, come dire, fare la, la solita politica del tipo: allora sì, lo volete fare qui, noi vi diciamo no e mettiamoci. 5000 comitati a impedire di realizzare un'opera pubblica. Questo non è lo spirito, anzi, se la partecipazione fosse stata in qualche modo eh, anche accompagnata ad una consapevolezza, ad una spiegazione molto spesso sui territori, forse avremmo anche evitato dei contenziosi. La consigliera del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, ha annunciato e motivato il suo voto di astensione spiegando di essere favorevole all'impegnativa che chiede un maggiore coinvolgimento del Consiglio e una maggiore partecipazione, ma di trovare la narrativa dell'atto troppo celebrativa di come è stata applicata la legge in questi anni e non corrispondente alla realtà. La partecipazione è uno strumento che la Regione Toscana eh, ha e soprattutto possiede una legge tra le migliori che abbiamo in Italia, pur se risalente al 2013. Nel documento preliminare che verrà presentato oggi si parlerà anche di come modificarla per migliorarla. Ma la verità è che bisogna capire quante volte la regione e gli enti locali utilizzano questo strumento, come lo utilizzano, cioè se è solo di facciata, per delle formalità oppure se viene implementata nel modo più corretto e soprattutto quanti di essi lo usano e quanto vengono ascoltate. Tra i due delle, due delle, delle questioni che hanno riguardato la partecipazione sono state. La Darsena Europa e la questione dei gessi rossi di Scarlino. Sappiamo tutti quali sono gli esiti di queste due situazioni. Quello che viene da domandarsi guardando il dietro nel tempo e negli anni a quando le partecipazioni sono avvenute è se sono state ascoltate le criticità che all'epoca la popolazione, associazioni ambientaliste e altri sollevarono. Perché, se tutto si deve ridurre semplicemente a un ascolto. Che non dà luogo poi a nessun'altra forma di proattività, allora della partecipazione, per certi versi, se ne può fare a meno, perché non è questa la partecipazione che cerchiamo. Adesso parliamo di ludopatia. Il Consiglio regionale ha approvato una nuova legge che disciplina l'uso delle ticket redemption, ovvero le macchine da gioco che, all'esito della partita, restituiscono al giocatore dei punti sotto forma di ticket. Sarà vietato ai minori l'uso delle ticket redemption, le macchine da gioco che all'esito della partita restituiscono al giocatore dei punti sotto forma di ticket che possono essere accumulati e utilizzati per l'acquisto di premi presenti all'interno delle sale giochi e dei centri commerciali. Il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge con voto unanime. L'obiettivo è quello di combattere la ludopatia e lo sviluppo di questa patologia, soprattutto tra i giovani, che queste macchinette possono favorire. È un divieto, divieto dall'utilizzo di questi dispositivi che rendono questi giochi ticket, eh, tagliandi, che troviamo nelle sale, sale giochi per i minori. Per i minori perché ci troviamo di fronte a ragazzi eh, deboli e che più giocano. Eh, si crea un meccanismo gioco-gratificazione, un meccanismo subdolo, subdolo perché il ragazzo non ha le capacità per individuare questo rischio, gioca, spende, ticket per poi ottenere dei gadget di un rilievo minimo, mentre si crea un, un sistema che poi il ragazzo cresce e diventa un elemento strutturale nell'adulto e quindi è una forma di prevenzione. Primaria per evitare questi grossi problemi che abbiamo nella società contemporanea. L'atto dunque modifica la legge regionale in materia vigente per disciplinare il divieto da parte dei minori dei dispositivi ticket redemption. Prevede inoltre sanzioni fino a un massimo di 500 euro in caso di inosservanza del divieto e la redazione di un regolamento che detti le norme di attuazione. Sì, siamo stati fa tutti favorevoli, quindi all'unanimità, siamo contenti che. Prenda corpo questa proposta di legge perché oggettivamente i giovani vanno tutelati e come ho detto in aula potrebbe essere una proposta di legge, quindi una legge di portata rivoluzionaria, perché si, se si fa una, un, uso, un buon uso di questa legge si fa capire ai giovani l'importanza di non giocare e di non diventarne schiavi, perché i, i, gli schemi psicologici sono estremamente labili e fini da parte di chi inventa questi giochi, di modo che i ragazzi restano in qualche modo eh, invischiati e eh, questi ragazzi poi crescono, quindi potrebbero essere i futuri eh, uomini che in qualche modo evitano di rimanere eh, con eh, lo stipendio lasciato nei vari giochetti. perché che anche il Gratte Vince che il nostro Stato propone quando ti, ti fa uscire un numeretto che è vicino a quello che te hai, pensi di essere stato solo sfortunato? In realtà sei rimasto vischi, invischiato nel, nella loro trappole. Adesso parliamo di lavoro. Si è chiuso in pareggio il bilancio di previsione per il 2023 di Arti, ovvero l'Agenzia Toscana per l'Impiego. Si è chiuso in pareggio il bilancio di previsione 2023 di ARTI, l'agenzia toscana per l'impiego, con un valore della produzione pari ad euro 84.201.000 euro, con un aumento del 19% rispetto all'anno precedente, e costi della produzione di 82.081.000 euro, con un aumento del 19,79%. A questi valori si sommano proventi finanziari per 80.000 euro e doneri per imposte IRAP per euro 2.200.000. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza la proposta di deliberazione con la quale esprime il parere favorevole al bilancio con 19 voti favorevoli, Partito Democratico Italia Viva e 7 voti contrari, Lega Fratelli d'Italia, Gruppo Misto Toscana Domani. È stata la Presidente della Commissione Sviluppo Economico, Ilaria Buggetti, a illustrare in aula le caratteristiche del bilancio di Arti. Evidenzia innanzitutto che c'è un bilancio che cresce di circa il 19% e una grande attività, quindi al di là dei numeri di un bilancio in pareggio. Eh, abbiamo segnalato, la stessa dottoressa Cannoni ci ha raccontato quello che è il lavoro che, eh, noi, che stiamo facendo, che la Regione Toscana sta facendo e ARTI in particolare in questi primi mesi. Inizia una fase nuova, una fase importante per il lavoro e per la formazione del lavoro perché, grazie alla collaborazione con il Ministero del Lavoro e con AMPAL, ma anche alle risorse che arriveranno del Fondo Sociale Europeo, noi dovremmo avere attenzione e cura sui territori per incrociare la domanda e l'offerta. Il mercato del lavoro sta cambiando e bisogna essere capaci di incrociare le esigenze delle imprese e delle aziende con le esigenze dei lavoratori. Il ruolo dell'Agenzia è quello di garantire l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di mercato del lavoro tramite la gestione dei centri per l'impiego e il presidio territoriale delle politiche attive del lavoro in termini di progettazione, organizzazione e derogazione degli interventi. L'attività dell'Agenzia è finalizzata all'erogazione di servizi per i lavoratori e le imprese, in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello ministeriale e con gli standard regionali previsti dalla Carta dei Servizi dei Centri per l'Impiego della Regione Toscana, approvata nel 2019. Eh, sicuramente l'Arti eh, è oggi eh, un'agenzia regionale chiave, se non altro perché sono state investite sulle politiche sociali del lavoro eh, tantissime risorse, si parla di 200 milioni da ripartire a livello regionale a partire dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Naturalmente tutto questo eh, impone un monitoraggio attento rispetto a quello che è eh, un costo, soprattutto che, che è legato all'aumento del personale, si parla in Toscana di, di circa 1.058 unità che verranno assunte nell'ambito del 2023. Ora, eh, non non possiamo pensare che eh, il lavoro lo trova chi viene assunto in arti perché poi questo diventa il paradosso e questo ulteriore paradosso può essere anche quello per cui oggi di fronte a una necessità di snellire soprattutto il rapporto tra domande e offerte, di trovare una, eh, diciamo un raccordo molto spesso tra ciò che chiedono le imprese e anche eh, un lavoro qualificato, perché non dimentichiamoci che in Toscana eh, c'è anche l'emergenza del cosiddetto lavoro povero, ecco tutti questi dati messi insieme ci impongono un monitoraggio costante e attento su come vengono spese le risorse. A partire dalla formazione e dalle politiche attive. L'esigenza maggiore è quello di colmare il mismatch, cioè l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. E ancora su questo si fa fatica perché il problema è strutturale, non attribuibile ad arti. Se si pensa che in altri stati come l'Olanda, la Germania si hanno quattro volte tanto i dipendenti per le agenzie dell'impiego si capisce anche il valore che viene dato a, questa, a questo tentativo di incontrare la domanda e l'offerta. E in questo la Regione, a parte appunto mettere a disposizione del personale, altro non fa perché c'è necessità di un dialogo costante con le imprese, cercare di rifare più formazione, formazione che venga ben individuata su quelle che sono le esigenze e la Regione Toscana da questo punto di vista non è tra le più virtuose. Ed è tutto anche per questa edizione. Appuntamento con Toscana Parlamento si rinnova la prossima settimana. Grazie per averci seguito.